Passiamo agli argomenti più legati specificamente alla città. Questo è un blog musicale, in fondo, quindi cominciamo a parlare della famosa area per i concerti. Sì. Cosa succederà quest'estate a Cagliari? Zucchero pare che in fiera non ci vuol venire. Non lo so questo, noi abbiamo avuto un problema su un anfiteatro romano, non potevamo usarlo per una serie di motivi, persino delle segnalazioni arrivate dai vigili del fuoco, c'è un'indagine, in corso, ci sono degli aspetti relativi alla sovrintendenza che ha sollevato più volte il problema. Noi dobbiamo immaginare un recupero del monumento perché sia un sito archeologico. È come si fa in tante altre realtà, le Terme di Caracalla ad esempio, avere il monumento quale scenografia su un lato, se posso dare la mia idea, poi ci vorrà un concorso di idee per riusare quello spazio, un concorso di più idee, ma da un lato la scenografia del monumento, dall'altro la scenografia del panorama sul mare, sul Golfo di Cagliari, è inserito in quel contesto, nello spazio che sta tra l'anfiteatro e l'orto botanico. Immaginare uno spazio per eventi minori, ormai insomma io stesso andavo all'anfiteatro e con difficoltà riuscivo a seguire seduto nelle poltroncine concerti come quelli di Patti Smith o di Bregovic. Abbiamo attrezzato un'arena a grandi eventi alla fiera dove poter realizzare concerti perché è uno spazio modulare dai 4.000 ai 10.000 posti e lì stanno andando tutti coloro che vogliono fare spettacoli. Manca un'arena per gli spettacoli invernali. Ma stiamo attivando degli accordi come questo che ha permesso l'utilizzo della fiera con la Camera di Commercio di Cagliari, proprio per immaginare anche dal punto di vista turistico l'utilizzo di alcuni spazi per l'organizzazione di spettacoli, di eventi d'estate, inverno, in autunno, in primavera. Come immagina tu Vigeddu fra 5 anni? Fra 5 anni non lo so, spero che almeno fra 5 anni ci sia un inizio di parco, ecco. Poi i tempi sono lenti dei lavori pubblici, della burocrazia, però spero che sia un parco e che, ecco, se devo immaginare tu Vigeddu tra 5 anni, mi auguro che ci siano migliaia di cittadini in più che abbiano avuto la possibilità di visitare tu Vigeddu come parco. E poi dicevo, per quanto riguarda l'edilizia, le costruzioni, il recupero, il riuso sarà una delle strategie fondamentali in Italia, non solo a Cagliari, per non consumare ulteriormente territorio e per non avere ulteriori costi un domani. Molentargius, sono un po', sento che si lamentano un po' che hanno poche gambe per camminare, nonostante i buoni risultati. No, c'era una lamentela di questo tipo, ma la Regione sta intervenendo con un finanziamento di 20 milioni di euro. C'è una richiesta anche da parte dei privati di riattivare le saline e quindi c'è la possibilità di avere occasioni di lavoro sia dal punto di vista del recupero della tradizione della città del sale, sia dal punto di vista ambientale, dei percorsi ciclabili, ambientali, di collegamento persino è stato immaginato un bus elettrico, dei collegamenti con diversi bus ovviamente, tra la città di Quarto e la città di Cagliari, passando attraverso il parco del Monentargius. Ci sono delle iniziative che potrebbero rilanciare il parco, che non è solo la zona dello stagno del Monentargius, Ma tutto è ma è il compreso anche compendio col che, così come immaginato a suo tempo, comprendeva le saline, il Monentargius, che è lo stagno, l'ippodromo e il Poetto, che è la spiaggia dei Cagliaritani, la cosiddetta spiaggia dei 100.000, perché sono chilometri e chilometri di spiaggia. come sta adesso il Poetto dopo le violenze atroci subite anni fa? Insomma, non gode di buona salute, dovremmo approvare il piano di utilizzo dei litorali, abbiamo le linee guida che vanno un po' riviste perché le abbiamo ereditate. Riprenderemo anche il tema della riqualificazione della spiaggia. È stata, come dire, martoriata dall'intervento di ripascimento che sulla spiaggia che era bianca ha avuto un intervento che ha, beh, Di vandalizzazione, sì, chiamiamola. abbiamo, come dire, la spiaggia è grigia adesso, non è più bianca, ecco, mettiamola così. Ma chi vuole andarsi a mangiare i ricci ce la potrà fare anche nelle Sì, prossime stagioni. bisogna fare Ma
fare delle strutture improbabilmente in legno, che riprendano i vecchi casotti, che erano delle strutture in legno che era la villetta al mare dei Cagliaritani, erano i casotti proprio in legno, riprendendo quella tipologia, quindi un richiamo alla cultura, alla tradizione anche cagliaritana, realizzare dei chioschi, delle attività commerciali per rivitalizzare il poeta. Ecco, un'altra cosa che i suoi elettori in particolare chiedono per rivitalizzare il poeta è un autobus tutta la notte. Se ne può parlare? Sì, ho chiesto l'altro giorno, sto cercando al telefono l'assessore regionale dei trasporti, perché per attivare la linea notturna, la circolare notturna che esisteva un tempo, avremmo bisogno di una cessione di chilometri da parte della regione. Lo dico perché abbiamo un tetto massimo di chilometri, dobbiamo avere una deroga e avere qualche migliaio di chilometri in più per consentire un bus. Ma l'ipotesi che secondo me collegherà realmente le città di Cagliari, Quartu, l'Interland al Poetto e la metropolitana leggera, sarà il progetto della metropolitana leggera. Intende esercitare il potere di potare Papov? No. Sì, è un dirigente del comune che ha che è intervenuto perché c'erano dei problemi sulle gare d'appalto, cioè l'appalto non segue esattamente il ciclo della natura, e quindi c'è stato un intervento di potatura degli alberi in estate, dove gli alberi dovrebbero fare ombra. Siamo intervenuti perché lui stesso avverte questo problema e credo che siano finite le potature, salvo quei cantieri che erano proprio aperti e dovevano concludersi, ma io stesso insomma ho piacere di passeggiare per Cagliari al fresco e all'ombra e non sotto il solleone. Ma lei non intende potarlo, uno che dice che gli alberi fanno troppa ombra? No, non intendo potarlo, che non sono uno che esercita il potere per discriminare coloro che lavorano o per mortificare coloro che lavorano nell'amministrazione pubblica. Credo che ci ho parlato, gli ho detto che l'assessore anche all'urbanistica e all'ambiente è intervenuto in questa direzione e lui stesso aveva qualche imbarazzo perché è sotto attacco in questo periodo e gli abbiamo detto di interrompere i cantieri, rinviarli e di non preoccuparsi, che avremmo sospeso il cantiere e l'avremmo anche difeso in questa direzione. Insomma lo avete un po' convinto a farsi piacere l'ombra magari? Sì. Lo stadio, ma bisogna per forza fare degli stadi nuovi ogni 2x3 in Italia o no? Qui ce n'avete di stadi? Guarda, io ho questa idea su tutto ciò che riguarda le cubature. Allora, laddove sono necessarie, anche per questioni di costi, demolire e ricostruire per i costi energetici, per i nuovi interventi, quindi che vanno in direzione di migliorare le condizioni di consumo, di costi per la pubblica amministrazione, persino di rispetto dell'ambiente, perché si inquina laddove si consuma molto, sono d'accordo. Laddove però si lascia un bene come lo stadio Santeria inutilizzato per poi costruire un altro stadio, lì non dipende solo da noi, perché il Cagliari Calcio, io mi auguro che il Cagliari Calcio, cioè che la squadra della città, continui a giocare a Cagliari, recuperando il vecchio stadio in qualche modo, rivedremo adesso i progetti, le questioni. Abbiamo una difficoltà incredibile, glielo dico sul serio, nel fare le manutenzioni delle strade, nell'avere le risorse per fare la manutenzione dell'asfalto che abbiamo. Quindi noi non possiamo permetterci di costruire altri immobili, altri edifici che non potremo tenere in condizioni decorose. Dobbiamo per forza di cose recuperare ciò che abbiamo, quanto più possibile, laddove appunto non ci siano necessità inderogabili di realizzare ex novo. Ecco, questo discorso mi fa venire in mente una tendenza che è molto evidente a Cagliari, cioè una progressiva deurbanizzazione, un trasferimento delle persone nell'Interland fino ad Olianova, fino a Capoterra. È un fenomeno che magari
entro certi limiti può essere una benefica decongestione della città, oltre certi limiti diventa un depauperamento. Come stiamo messi a Cagliari e come la vede? Cioè qual è l'intenzione della sua amministrazione? Sì, non è solo un depauperamento, non è solo un problema di avere cittadini in città che vivano la città, quindi spendano anche, cioè che utilizzino i servizi della città. È un problema di invecchiamento precoce della città, perché di questo altissimo numero, sono 20.000 all'incirca i cagliaritani che hanno abbandonato Cagliari per andare nell'Interland, la maggior parte sono giovani e giovani coppie. Quindi abbiamo un invecchiamento precoce della città e abbiamo problemi sui trasporti pubblici, perché comunque sono cagliaritani, sono costretti a viaggiare, a spostarsi, a essere pendolari. Invece lì dovremmo attivare delle politiche, l'avevamo detto, raccontato anche durante la campagna elettorale, scritto nel programma, incentivi sull'ICI, sulla TAR, che è la tassa sui rifiuti, in modo tale da poter avere un limite sugli affitti che sono incontrollabili, o meglio incontrollati oggi, raggiungono cifre folli ed esorbitanti, sulle nuove case o sulle case da recuperare per riaffittarle, proprio per dare un incentivo ai proprietari di casa e a coloro che dovessero decidere di ritornare in città o di acquistare casa in città o di vivere in affitto in città, per avere la possibilità di stare nella città, nella loro città. Gli studenti universitari che trovano una città che non li accoglie, che li sfrutta e basta, invece sono una grandissima risorsa anche dal punto di vista culturale, di vivacità, persino di multiculturalismo, perché alla fine provengono da diversi paesi, diverse province della Sardegna o da altre realtà d'Italia e del mondo, che è bene, come dire, trattenere, accogliere, in modo tale che si confrontino tra loro e con la città. Anche in quella direzione potremmo attivare con l'ente regionale per il diritto allo studio un campus universitario, così come avevamo detto, e incentivi sugli affitti alle case. Che cosa può dire agli imprenditori e ai lavoratori del settore edilizio che temono di aver finito di lavorare? Quali sono le alternative per questo settore? Ma le alternative sono laddove possibile recuperare, il recupero, il riuso, la riqualificazione urbana, il tema del decoro delle strade, degli angoli della città, delle zone periferiche. È sicuramente uno degli elementi, oltre che sui lavori pubblici, è uno degli elementi dove le imprese di lì possono lavorare, possono far bene e possono anche svolgere un ruolo importantissimo per migliorare la città. C'è un problema di microcriminalità a Cagliari, c'è una diagnosi di questa amministrazione e soprattutto una prospettiva di cura, su che cosa pensate di intervenire? Ma io credo che si debba intervenire nel creare le condizioni per liberare le persone dalla situazione di difficoltà. Il Comune su questo aspetto può far qualcosa attraverso i servizi sociali, attraverso l'intervento per strappare coloro che ancora non sono cascati nell'ambito di organizzazioni criminali o di aspetti relativi alla piccola criminalità, per consentir loro di svolgere un ruolo nella società, un ruolo positivo. Credo che in questa direzione si debba intervenire in particolar modo in alcuni quartieri periferici. E l'altro aspetto è che Cagliari comunque è una città sicura, non ha una criminalità, se non microcriminalità, tale da poter destare allarme o preoccupazione circa la sicurezza dei cittadini. Ultime due domande. C'è un programma dell'amministrazione per quanto riguarda l'istituzione di un registro delle copie di fatto? Ne avete discusso? Sì, noi l'abbiamo. Si fa molto spesso di questo tema un elemento, come dire, di battaglia di principio. La verità è che bisogna creare un registro delle copie esistenti in città, che sono tante, parecchie, in modo tale poi
da consentir loro di accedere ad alcuni benefici che hanno anche le altre famiglie. Cioè, il tema è come valorizzare la famiglia. La famiglia, quella che si forma, è così come istituzione, diciamo, del diritto di famiglia o del dal punto di vista del matrimonio religioso, e coloro che magari ancora non hanno deciso di andare in quella direzione e vivono, convivono, e così, insomma, guardando a tutti coloro che sono in questa situazione, a prescindere dal, come dice la Costituzione, dalla differenza di lingue, razze, religione, orientamento sessuale e quant'altro, semplicemente stare nel solco tracciato dalla Carta Costituzionale, che non mi sembra essere un insulto. Vabbè, ultima domandina, proprio questo è un assist. Tre cose che pensa di fare per lasciare il segno in questo quinquennio? Ma stiamo verificando. Magari cose che abbiamo già detto. Ma stiamo verificando, come dire, in generale la possibilità di creare una macchina amministrativa che sia capace di rispondere in modo più veloce, efficiente, in modo trasparente alle richieste e bisogni dei cittadini, del mondo dell'impresa, del commercio e dell'artigianato. L'altro aspetto è quello di creare opportunità di lavoro. Non sarà semplice, però noi dobbiamo invertire la tendenza, e cioè, invece che perdere migliaia di posti di lavoro, fare un posto di lavoro in più, creare almeno un posto di lavoro in più, insomma invertire la tendenza, perché poi da uno a caduta si possano creare altre opportunità di lavoro. E l'altro aspetto è consentire ai cittadini cagliaritani di vivere in modo felice, sereno, con una città, diciamo, di cui sono orgogliosi, no?